La macchina prende velocità e stacca in questo istante, si avvantaggia Orizzonte Trio all'attacco di Ops Deni. All'esterno è veloce anche Ocean Dancer, in vantaggio Orizzonte davanti a Ops Deni. All'esterno la risalita di Old Girl Par, intanto la prima curva è completata, i cavalli si presentano ora al passaggio di fronte alle tribune. Old Girl Par avvicina Orizzonte Trio, in corda si mantiene Ops Deni, a largo viaggia Odino Alca, poi Ocean Dancer Orpheus Dulac, squalifica per Kashmir and Caviar. Rimangono in sei che vanno ad affrontare in doppia fila la curva di sinistra, i primi 600 metri in 46 abbondante. A metà gara, coperta in 1 e 2, sempre in vantaggio Orizzonte, Old Girl che fa pressing, in corda c'è Ops Deni, davanti a Ocean Dancer, a largo Dino Alca nella scia di Old Girl Par. E intanto siamo a metà della retta opposta alle tribune, ora Old Girl Par fa pressing su Orizzonte che reagisce aumentando la cadenza in corda, è richiesto Ops Deni. Mancano 400 metri alla conclusione con in aperta battaglia Orizzonte Old Girl Par, 1.31 e mezzo, sbaglia Orizzonte, passa Old Girl Par, inseguita da Odino Alca, ingresso alla retta di arrivo, Old Girl, Odino che insegue. Poi Orpheus Dulac a centropista, di dentro Ops Deni, fra i due Ocean Dancer, Old Girl in nettissimo vantaggio. Old Girl Par viene a vincere di forza davanti a Odino Alca per il terzo, Ocean Dancer su Orpheus e Ops Deni. Old Girl Par vince alla maniera forte, con Patrizio Baldi in salchi per il training di Holger Ehlert, i colori della signora Maria Russo. Il tempo intorno all'1:15:06:15:07 dovrebbe essere, e la quota al totalizzatore per Old Girl Par è di 4:74.